Oggi vi presento una riviera di brillanti, diamante taglio brillante, con in fondo una goccia che è molto particolare, perché questa goccia proviene dalle miniere di Golgonda. Le miniere di Golgonda sono le leggendarie miniere che erano attive, le prime miniere di diamanti scoperti dall'uomo, ed erano attive nel territorio di Golgonda, che è a nord dell'India, e da lì sono venuti fuori i diamanti più belli che abbia mai avuto l'umanità. E devo dire che da lì esce fuori anche una storia interessantissima che riguarda la nostra nazione. Cioè? Perché il vero taglio del diamante fu scoperto da un certo signor Peruzzi verso la fine del 1400 veneziano. Perché veneziano? Perché loro erano molto abili a tagliare i cristalli, e conoscendo le regole euclidee e pitagoriche della rifrazione dei cristalli, lui l'applicò al diamante. Per la prima volta il diamante ebbe quella vita e quella brillantezza che conosciamo noi. Pensate che un doge proibì addirittura alle dame veneziane di indossare diamanti nei capelli, perché loro avevano visto che alla luce delle candele questi diamanti cominciavano a brillare. Quindi il taglio brillante e i primi commerci al mondo, i primi tagliatori e i più grandi commercianti del mondo dei diamanti furono i veneziani. L'ultimo tagliatore veneziano è morto nel 1860. Però questa è una storia che io ci tengo a precisare, perché tutti parlano Amsterdam, Anversa. I veneziani avevano come porti, con la Serenissima, con la flotta della Serenissima, arrivavano nei porti indiani di Madras e di Goa, e quindi riportavano indietro i diamanti grezzi, che non avevano vita, non avevano una brillantezza, ma i veneziani furono abili nel tagliarlo. Decida lei se far indossare questa collana di diamanti a una signora della generazione Boomer o una ragazza della generazione Z. Io vedo che le ragazze della generazione Z sono molto minimaliste. Io le vedo ormai che amano dei gioielli molto facili da indossare, e questo è un gioiello facile da indossare. Quindi generazione Z. Io lo farei indossare a una generazione Z, allora, per farli amare anche a loro. Nicole, vieni al centro della scena. Nicole, opinionista della generazione Z. Buongiorno. Guarda, Nicole, ti sta accadendo qualcosa di importantissimo, eh? Sì, è vero. Con il microfono. Con il microfono, sì, è vero, è un onore. Sei emozionata? Sì. Hai ripetuto anche con il microfono. Dai, te lo tengo io. Senti, Nicole, quanti anni hai? 20. 20. Sei fidanzata? No. Ti L'amore piace? È... L'amore è? Piatto, totalmente piatto. Su questo il professor Paolillo non può certo aiutarti. Vabbè. No. Devi fare da sola, sì, nel senso che ti capiterà di incontrare una persona alla tua altezza. Speriamo. Ma se dovessi incontrarla, ti piacerebbe che questa persona avesse l'opportunità economica di poterti regalare una collana di diamanti? Ovvio, cioè, piacerebbe a tutte, però io mi accontento. Allora, io ti presento Francesco. Ciao, Francesco. Francesco, ma tu sei fidanzato? No, no. Attenzione! Francesco non è fidanzato! È l'assistente del professor Paolillo. Francesco, recita anche tu, prego. Metti la... Però ci vorrebbe... Oh. Mettigliela dritta, con la goccia dritta. Mamma mia, che meraviglia! Ma sei bellissima! Grazie. A questo punto, Nicole, Francesco sta sudando come se fosse in una sauna. Allora, Francesco, non so, nella vita si dice da cosa nasce cosa. Nicole, magari se volete scambiatevi il numero. Va bene! Puoi indossarlo fino alla presenza, prego, del professore Paolo.